Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una commedia horror del 2017 intitolata Mom and Dad. Attenzione spoiler! Buona visione! Una famiglia di quattro persone vive in una cittadina americana di periferia. I genitori, Brent e Kendall, amano i loro figli, ma odiano come le loro vite siano cambiate dopo averli avuti. Il loro figlio più giovane, Josh, ha 7 anni, mentre la maggiore, Carly, è un adolescente. All'inizio del film, Carly sta parlando al telefono con il suo ragazzo Damon. Ai suoi genitori non piace il ragazzo, ma a Carly ovviamente non importa. Lei e Damon hanno in programma di incontrarsi più tardi la sera, quando lui avrà finito con la sua prova finale a scuola. A colazione, la loro governante, Suni, ascolta le notizie su una madre che lascia morire il suo bambino in un incidente d'auto. Suni ha portato sua figlia Lisa a lavorare e hanno intenzione di andarsene dopo aver pulito la casa. La famiglia si aspetta anche di vedere i genitori di Brent per cena la sera. Carly vuole annullare la cena per uscire con Damon, il che provoca una discussione tra lei e Kendall. All'insaputa di sua madre, Carly ha rubato centinaia di dollari dalla sua borsa per uscire con la sua migliore amica Riley. Kendall la accompagna a scuola e iniziano un'altra discussione lungo la strada. La figlia le dice duramente che la sua vita è noiosa prima di uscire dall'auto. Tornando alla casa, Josh colpisce scherzosamente Brent con la sua palla giocattolo. Il padre guarda suo figlio con gli occhi di un assassino, ma ci ride sopra. Tuttavia, lo vediamo prendere a calci la macchinina di Josh prima di andarsene. La governante Suni sta battendo del pollo mentre sua figlia Lisa guarda Josh giocare in sottofondo. All'improvviso, il ragazzino si gira verso Suni che colpisce sua figlia con il batticarne. Nel frattempo, Kendall è fuori con la sua amica e madre di Riley, Jean. Parlano della sorella di Kendall, Jenna, che è incinta. Mentre Kendall fruga nella sua borsa, nota che i suoi soldi mancano. Jean afferma che sua figlia la deruba sempre, suggerendo che Carly probabilmente ha fatto lo stesso. La ragazza è nella sua classe, quando l'insegnante riceve una chiamata che gli chiede di mandare un ragazzo nell'ufficio del preside. Presto inizia a ricevere diverse chiamate e la scuola viene circondata da macchine della polizia. Nel frattempo, Carly e la sua migliore amica Riley vanno in bagno, dove Riley si lamenta che sua madre è una stronza. Comprano quindi delle pillole di marijuana da una ragazza ed escono per vedere la scuola in completo caos. Tutti gli studenti corrono in giro mentre gli insegnanti non si vedono da nessuna parte. Si uniscono alla folla e vedono la madre di un compagno di classe che cerca di attraversare il recinto dell'edificio. Fuori dalla scuola si è radunata una grande folla di genitori desiderosi di entrare nei locali, ma la polizia e la sicurezza li stanno trattenendo. Non sapendo cosa fare, un bambino corre da sua madre, che lo pugnala brutalmente con le chiavi della sua macchina. La folla si scatena mentre altri genitori iniziano a picchiare brutalmente i propri figli, uccidendoli addirittura all'aperto. Le due amiche riescono ad allontanarsi dalla massa di persone ed entrano nell'auto di Riley. Confusi da quello che sta succedendo, vanno a casa sua. Nel frattempo, il ragazzo di Carly, Damon, è nella sala degli esami. Manca ancora un'ora al termine del test, ma i genitori degli studenti si sono radunati fuori ad aspettarli. Il custode pensa che sia strano, ma non ci pensa troppo. Damon finisce prima di tutti gli altri e lascia la sala. Dietro di lui, i genitori corrono dentro per incontrare i loro figli. Damon chiama Carly, dicendole che il test è andato alla grande. Quando arriva a casa, trova suo padre ubriaco seduto sul divano. Senza darci troppo peso, Damon sta pulendo il casino in cucina, quando suo padre lo schiaffeggia di punto in bianco. All'inizio, Damon lo respinge perché è ubriaco, ma le cose si surriscaldano quando suo padre lo attacca con una bottiglia di vetro rotta. Mentre i due lottano, suo padre cade a terra e accidentalmente si trafigge la gola e muore. Allo stesso tempo, Kendall è nella sua macchina mentre ricorda il suo colloquio fallito con un ex datore di lavoro. L'uomo le dice che avendo due figli ed essendo senza lavoro da oltre 15 anni, è difficile assumerla. Vedendo a che punto è arrivata la sua vita, Kendall inizia ad avere un crollo mentale. Mentre singhiozza, riceve una chiamata che la informa che Jenna è entrata in travaglio. Kendall si precipita in ospedale e vede una folla che guarda le notizie sui genitori che uccidono i loro figli. Prima che possa ascoltarle, viene chiamata dalla sorella, che ha dato luce a una bambina sana. Tiene la sua piccola tra le braccia, ma il bel momento diventa terrificante quando inizia a strangolarla e deve essere trattenuta. Mette persino mani su un paio di forbici e cerca di fare del male a sua figlia, ma Kendall strappa la bambina dalla sua presa e la porta fuori. Inizia quindi a piangere istericamente, chiedendo all'infermiera cosa stia succedendo.
Lei porta la piccola in una zona sicura, sostenendo che tutti i genitori sono impazziti. Fuori dal reparto neonatale, i padri fissano i loro neonati pronti ad attaccarli. Le due amiche intanto raggiungono finalmente la casa di Riley. Carly si mette a guardare il telegiornale, mentre l'amica va di sopra. Il notiziario parla di un misterioso virus che si è diffuso in tutta l'America e rende i genitori vogliosi di uccidere i loro figli. Carly inizia a spaventarsi e va di sopra in cerca della sua amica. Con suo orrore, si imbatte in Riley che viene strangolata a morte da sua madre. Si fa prendere dal panico e scappa di casa solo per incontrare un uomo con una mazza da baseball insanguinata. Damon la trova per strada e le dice che dovrebbe stare lontana dai suoi genitori. La coppia va poi a casa di Carly per cercare Josh. Nel frattempo, Brent è nel suo ufficio a fare un pisolino. Si sveglia e chiede al suo assistente di non rispondere alle chiamate di nessuno. Guarda quindi una foto dei suoi figli e urla, indicando che anche lui è stato infettato dal virus. Damon e Carly arrivano a casa e vedono che la governante Suni è ancora lì. Entrano con cautela all'interno e le chiedono dove sia Josh. La donna risponde con calma che è nella sua stanza. I due vedono lo straccio di Suni ricoperto di sangue e realizzano che qualcosa di terribile è successo. Carly corre a prendere suo fratello, mentre Damon tiene d'occhio la governante. La ragazza trova suo fratello terrorizzato sotto il suo letto, mentre piange. Lui afferma che Suni ha fatto qualcosa di veramente brutto a sua figlia, ma non spiega che cosa. Suni si allontana dopo aver ripulito il disordine, ma Brent infettato arriva subito dopo. Entra in casa e vede Damon in cucina. Mentre gli ordina di uscire di casa, Josh lo sente ed esce da sotto il letto. Carly gli chiede di scappare in fretta, ma lui insiste per prendere il suo zaino. Brent sta per attaccare Damon, ma il figlio che chiama il padre attira la sua attenzione. Dopo averlo visto, Brent perde il controllo e li attacca. Damon cerca di salvarli, ma l'uomo lo stende privo di sensi con un solo pugno alla gola. In seguito, il padre inciampa sulla macchinina di Josh, dando ai fratelli l'opportunità di correre giù nel seminterrato, dove si rinchiudono. Corrono giù per le scale e vedono che tutto nel seminterrato è distrutto. 3 settimane prima dell'incidente, Brent aveva portato un tavolo da biliardo e l'aveva costruito nel seminterrato per trasformarlo in una taverna. Era abbastanza soddisfatto del suo lavoro, finché Kendall non ha visto l'acquisto e gli ha chiesto quanto è costato. Brent ha iniziato quindi a urlare contro di lei, dicendo che meritava di viziarsi un po' perché lavorava duro. Mentre i due litigavano, il padre ha tirato fuori un martello, spaccando tutto quello che aveva appena costruito. Diceva che voleva sentirsi di nuovo più giovane e spensierato, ma sapeva che ciò non era possibile. Kendall era d'accordo con lui, affermando di aver sacrificato i suoi sogni e le sue aspirazioni per la sua famiglia, e sebbene amasse tutti, le mancava la sua vecchia vita. Tornando al presente, Kendall torna a casa sperando che i suoi figli stiano bene. Ascolta la radio, dove l'ospite avverte i genitori di stare lontani dai loro figli, perché non si sa se siano infetti oppure no. Kendall ferma rapidamente la sua auto, ma è troppo tardi perché è già contagiata e ha raggiunto casa. Entra quindi dentro e incontra Brent. Bussano alla porta del seminterrato e chiedono ai ragazzi di uscire. Kendall tira fuori una sega elettrica e cerca di sfondare la porta. Allo stesso tempo, Brent va nell'altra stanza per prendere la sua pistola, ma trova la custodia dell'arma vuota. Il piccolo Josh spara quindi a sua madre attraverso la porta e il proiettile la colpisce alla spalla. Si scopre che Josh ha rubato la pistola di Brent qualche tempo fa e l'ha tenuta nel suo zaino. Kendall costringe quindi il marito a versare dell'alcol sulla sua ferita. All'interno del seminterrato, i bambini sentono la madre urlare di dolore e piangere. Ora, madre e padre non possono entrare con la forza nel seminterrato per la paura di essere colpiti. Brent pensa a un altro piano e attacca il tubo del GPL al seminterrato. In questo modo, hanno intenzione di intossicare i bambini finché non svengono, per attaccarli al momento giusto. Kendall attacca dello scotch per coprire i fori che hanno appena creato nella porta in modo che il gas non fuoriesca. Carly se ne accorge e infila le dita per indagare, ma viene subito attaccata dalla madre. Quando il gas inizia a riempire il seminterrato, la ragazza si rende conto di cosa i suoi genitori stanno provando a fare. Passa molto tempo e Kendall e Brent stanno aspettando pazientemente che i loro figli si arrendano. Quando iniziano a tossire a causa del gas, Carly escogita un piano. Trova dei fiammiferi e strappa con cura la striscia della scatola. La attacca quindi alla parte inferiore della porta, insieme ad alcuni fiammiferi. In questo modo, quando la porta si aprirà, i fiammiferi si accenderanno provocando un'esplosione a causa del gas. Lei e Josh entreranno quindi in un condotto, per poi strisciare fuori dal seminterrato.
Quando i genitori si rendono conto che i bambini sono diventati silenziosi, creano un buco nella porta per cercarli. Subito dopo la aprono e provocano un'esplosione. Brent è gravemente ferito, ma Kendall sopravvive e trova i bambini nei corridoi. Mentre cerca di ucciderli, vengono salvati da Damon che si scopre essere vivo. Lui e Carly trattengono la madre e la rinchiudono nell'armadio, ma lei riesce a perforare la guancia di Damon con un gancio e si libera. Mentre la lotta continua, Kendall lo colpisce con un martello e lo spinge giù dal corrimano. In seguito, Brent riprende coscienza. Lui e la moglie si avvicinano quindi ai loro figli per ucciderli. Ma prima che possano farlo, suona il campanello e si scopre che i genitori di Brent sono qui. Lui apre loro la porta, ma viene subito attaccato. Segue un inseguimento in casa, in cui Brent è inseguito da suo padre mentre insegue Josh. Alla fine, Brent e suo padre finiscono per lottare all'interno di un'auto. Tornando in cucina, Kendall cerca di convincere la madre del marito a non ucciderlo. Quando lei non è d'accordo nel farlo, la moglie colpisce la vecchia signora con il martello. Si sposta quindi verso Carly e la insegue fuori, mentre anche la nonna li corre dietro. All'improvviso, l'auto in cui si trova Brent investe la vecchia, uccidendola. Il nonno viene scaraventato fuori a causa dell'impatto e muore anche lui sul colpo. Il marito, invece, sviene a causa dello schianto. Mentre gli altri guardano la scena, Damon, che è ancora vivo, mette al tappeto Kendall. Nella scena seguente, i genitori sono legati nel seminterrato mentre i bambini li guardano. Cercano di fingere di essere normali, in modo che i figli li liberino, ma il trucco non funziona. Josh dice quindi ai suoi genitori che nonostante tutto li ama ancora. Il film finisce quando Brent dice che anche lui li ama, ma a volte vorrebbe solo ucciderli. Ed ecco a voi un film che ha costruito un'intera storia solo per finire con una battuta orribile. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.